Io credo che sia lei a dare sostanza alla Covelli tutte le volte che se ne occupa, tant'è che lei nel suo post l'ho anche scritto, ha detto certamente il fatto che si rivolga a me non lo considero come una medaglia ma mi lusinga. Ecco, da cui... lei ha solo un vantaggio, che sono circondato di persone che si occupano di cose modeste e insignificanti. E allora il mio ufficio stampa Ippolito è di quelli che vanno a mettere il naso in questi puzzolenti che sono gli siti. E allora ogni tanto ti comunica che nel sito Marsala Viva del buco del culo c'è uno strumento che ha scritto certo. Io che non ritengo, questo deve sapere la Covelli, nessuno è indegno della mia ira. Se io non lo so, potrei non saperlo perché io non guardo nessuno, non mi frega niente di andare a vedere cosa scrivono questi nei loro, capisco che sono dei piccoli club in cui prevale rispetto alla realtà delle cose e a quello che uno fa veramente, alle cose che dice e ai discorsi che fa, prevale un'antipatia preliminare, per cui sono tutti lì a insultarmi i suoi blogger per evidenti pregiudizi legati ai miei comportamenti e alle loro idee o ideologie. Sono i frustrati, sono quelli che vorrebbero essere come lei, ha capito? Ma forse non sono neanche questo, comunque siano convinti che io sono veramente uno stronzo, è lecito, ma io non mi accorgerei del loro pensiero se non fossi indotto a mettere in caso in questi siti puzzolenti dai Ippolito e dagli altri che mi scrivono, abbiamo visto che è uscito su un sito online, allora mi raccontano questo e io appena lo sento, certo. Innalzo il mio interlocutore a persona degna di risposta, cioè non rispondo solo a chi scrive sul Corriere della Sera, chi sono a scrivere sulla Gazzetta di Ginosa, io gli rispondo lo stesso. Certo. Uno a un mezzo capo dei comunisti o ex comunisti, Monopoli, che mi aveva contestato la mia presenza addirittura alla festa popolare della Madonna di Madia. Io ero, per caso ero arrivato, cioè arriva la Madonna della nave su una barca in questo borgo di Monopoli e c'è una grande processione popolare. Io sono andato e la gente mi ha visto e in larga misura, anzi quasi tutti, erano contenti della mia presenza. Il comunista ha detto, come si permette Sgarbi di andare alla processione, sarebbe come se mandassimo un incendiario a una manifestazione pacifista. Io gli ho risposto, dico, ma che cazzo vuoi, se io voglio andare alla processione della Madonna saranno cazzi miei, maledetto, maleducato, inospitale, cioè in un posto in cui uno va, cioè, Sgarbi era alla processione, c'era, punto e basta. Certo. No, non gli andava bene, era come se appunto un incendiario, un terrorista andasse alla manifestazione della pace, secondo lui. Ma sono esasperazioni. Nel saluto, caro professore, mi auguro che Santino le abbia riferito quanto con lui argomentato in una telefonata di questa mattina, che avrei dovuto rivolgere a lei, ma evidentemente era ancora tra le braccia di Morfeo. Lo solleciti nel merito se non le avesse ancora riferito. Io questa mattina, quando voi tornate, vedevo le colline intorno a Figline Valdarno, intorno alle 6:30 del mattino. Sì. Alla Palagina, dove mi sono ritirato, dove ho dormito al fresco nonostante la calura estiva, e ho studiato, diciamo, la morfologia della restauratrice Sarma. Perché avevo una restauratrice con me, certo. Per farvi vedere alcuni restauri da lei condotti. E quindi fino alle 7:30 mi sono applicato alla ricerca, certo, di alcune metodologie di restauro, certo, sulla cultura. Praticamente si è restituito alla sua missione principale, insomma, questo è. Va bene, professore, evviva, grazie, un abbraccio, a domani. Grazie. Grazie al professor Vittorio Sgarbi, ma grazie a te Marcello Micci, a domani.